Alla fine della partita, con l'ultima della classe finita con il risultato di 4-1 della Capriatese sul Prata, la squadra di Marcaccio raggiunge la matematica promozione con una giornata di anticipo. Pubblico in trionfo a conclusione di un'annata da incorniciare, cominciata con propositi molto meno ambiziosi. Sulla partita di oggi c'è poco da dire, se non che il Prata ha tentato persino di non perderla quando Pezza aveva pareggiato il gol di Mancini. Gloria durata poco per gli ospiti perché Bucci, lo stesso Mancini e Cambio hanno messo subito le cose a posto. Alla fine, gloria per tutti e festa grande per la meravigliosa tifoseria. Ma adesso passiamo la voce ai protagonisti. Da qualche minuto finita la partita, risultato finale? 4-1. Marcatori? Mancini, doppietta, Cambio, poi non me lo ricordo neanche perché sono... Bucci. Allora, siamo in compagnia, ormai li riconoscete, dell'allenatore Marcaccio e del vicepresidente? Sì, Russo Antonio. Russo Antonio. Mister, diciamo, qual è stata la partita che ha svoltato la stagione? Per quello che ricordo io, probabilmente la vittoria del derby dell'andata vi ha messo in una condizione, insomma, ottimale. Sì, ma come già vi dissi, quella è stata una partita che ci ha fatto fare il salto di qualità mentale, ma praticamente quella che ci ha fatto vincere il campionato, secondo me, è quella che è stata con l'Ala Fidelis, perché eravamo appaiati a pari punti e siamo balzati 3 punti avanti e poi ha perso punti con De Sisto e quindi là praticamente abbiamo vinto il campionato. Però è stato un campionato vincente perché è dall'inizio del campionato che facciamo prima, seconda. Possiamo dire che infatti fino al termine del girone di andata, insomma, la differenza c'era un punto, in un punto c'erano 4-5 squadre addirittura. Sì, c'era De Sisto, c'era il Forlum, c'era Castel di Sangro, che secondo me è una delle migliori squadre che ho incontrato insieme alla Fidelis. E che dire, sono contentissimo di questo risultato, sinceramente non ce l'aspettavamo neanche noi all'inizio. Proprio questo, quando a settembre siete partiti, l'obiettivo della stagione qual era? L'obiettivo era arrivare, come diceva il presidente prima, era arrivare tra le prime 5-6 posizioni, insomma, perché eravamo una squadra imbottita di giovani con solo 2-3 persone che hanno giocato in categoria superiore, quindi ci aspettavamo un 5º-6º posto. Poi è venuta la vittoria del campionato e siamo felicissimi perché meglio di questo non potevamo fare. Adesso un po' di riposo e poi... Sabato abbiamo il De Sisto e va affrontato allo stesso modo perché si è visto oggi, partita presa sotto tono, abbiamo sofferto per un tempo sull'1-1 fino a quando non abbiamo sbloccato la partita di nuovo, quindi mai dare niente per scontato e poi le partite vanno giocate fino alla fine, il campionato non deve essere falsato, ce la giochiamo fino alla fine pure per chiudere il campionato a 73 punti, questo è l'obiettivo, insomma. Bene. Il vicepresidente, adesso è tempo di bilanci, ma è anche tempo di programmare una prossima stagione importante, per un campionato importante. Certamente, e questa è una squadra che è stata allestita con dei problemi già da quando si è programmato di affrontare il campionato di prima categoria. Diciamo, grazie al gruppo, grazie al presidente che praticamente ci ha consentito innanzitutto di rilevare il titolo dell'Aurora Pizzone, il motivo dell'Aurora Capriatese è proprio inerente all'Aurora Pizzone, perché il presidente ha cercato e abbiamo cercato anche noi di tenerlo dentro perché è una persona straordinaria e nello stesso tempo abbiamo progettato il futuro di questa società, di questa compagine capriatese, perché Capriati comunque nel passato vantava di una squadra che ha sempre militato tra promozione e eccellenza e abbiamo anche, diciamo, approfittato un anno per la Serie D. E questo programma sicuramente, questa vittoria e questo campionato sicuramente ci proietta nel futuro con lo stesso entusiasmo e con gli stessi obiettivi. A proposito dei capriatesi, tanta gente anche oggi allo stadio, ma ormai è una routine. Questo veramente forse è il 13° uomo in campo. Diciamo il 12° e il 13° perché veramente la tifoseria non ci ha mai abbandonato, veramente ci ha seguito sempre anche nelle trasferte più lontane e questa è la forza di questa società. Sicuramente adesso, diciamo, già in questa settimana dobbiamo cercare di programmare quello che è la promozione perché ci la mettiamo tutta. E come è nato, diciamo, all'improvviso questa società e abbiamo raggiunto un risultato inaspettato, ce la facciamo e ce la giochiamo anche nel campionato di promozione.
Siamo in compagnia del sindaco, un'intera comunità intorno alla squadra, anche oggi tantissime persone allo stadio. Un suo commento alla giornata e ovviamente alla stagione di questi ragazzi. Io c'è poco da dire su questa grande vittoria sul Prata, voglio soltanto dire e ringraziare a Raffaele Ronghi, Antonio Russo, il presidente Molichelli, giusto, sì, sì, che in questo momento non c'è, per il bellissimo... Che ci guardi tu? Oh. Continua. Per il bellissimo risultato e questo grande campionato, sofferto ma con grande sacrificio da parte dei ragazzi, ci hanno creduti e la cosa più bella di questo campionato è che i ragazzi, il 70% sono tutti di Capriati. In 5 anni abbiamo portato di nuovo Capriati a livelli suoi, dove merita, nel suo posto. Grazie Capriati. Grazie. Un'ultima domanda, un'ultima battuta, questa vicinanza continuerà anche per la prossima stagione? Sempre, dove c'è Capriati c'è il sindaco, l'amministrazione e il primo tifoso della ADS Capriatese. Sì, come diceva il sindaco, 11 ragazzi sono del posto, quindi penso che le cose più belle sono quelle inaspettate e vincere questo campionato è stata una cosa strepitosa, quindi grazie a tutti, grazie anche a voi che siete qui oggi e spero che anche l'anno prossimo avremo grandi e belle soddisfazioni. Mister, si chiude una stagione, non è ancora completamente chiusa perché vi toccherà l'ultimo turno casalinga, però una stagione dove si è raccolto poco rispetto alle aspettative iniziali. Sì, sicuramente come ambiente siamo un po' delusi per il risultato conseguito alla fine. Giustamente eravamo partiti con altri obiettivi, volevamo salvarci, comunque abbiamo una squadra abbastanza giovane, presentiamo sempre in campo i 99, i 98, i 97. Niente, durante il campionato sono venuti a mancare un po' di elementi di esperienza che purtroppo, vuoi per decisioni della società, vuoi per problemi lavorativi che in questo ambiente ci sono, non siamo riusciti a rimpiazzarli e poi si sa, nel calcio quando si inizia a perdere si entra in un vortice che purtroppo poi uscire non è tanto facile. Niente, si riparte con tanto entusiasmo, l'anno prossimo cerchiamo di ripartire dalla seconda categoria, vediamo un attimo con la società, ci incontriamo e vediamo un attimo di progettare un futuro. Appunto la ripartenza, sì. Parlando con qualche giocatore mi diceva appunto questo, è mancato un po' lo stimolo, è mancato insomma quell'interesse che per qualche anno insomma vi ha portato anche in promozione, categorie un po' più importanti, quindi bisognerebbe resettare e ripartire giustamente. È vero, niente, vi ripeto, come ho detto prima, niente, quando cominciano a mancare gli stimoli che poi nel calcio li danno i risultati, giustamente se poi non arrivano i risultati si inizia a perdere, i giovani, le ho detto prima, 98, 99, quando poi i giovani non riescono ad ingranare la squadra è difficile da riprendere, però vi ripeto, è una parabola, siamo stati periodi che siamo andati noi su e magari adesso c'è. Ed altre compagini? Altre compagini non c'erano, un po' meno, sono parabole, in questo momento quella discendente, ma cerchiamo di risalire con tanto entusiasmo.